Ha esordito questa settimana, quindi non perdete l'appuntamento con Incrociamo le dita per le vostre esibizioni, il vostro spazio. È redazione@videotop.it la mail alla quale indirizzare la vostra candidatura. E allora attenzione, perché se parliamo di talenti, qui siamo di fronte all'immensità, una delle canzoni dell'ultimo album di Gianna Nannini. E proprio di lei parliamo, perché è partito il 4 maggio da Firenze l'attesissimo suo nuovo tour intitolato Italia Rocks, che naturalmente porterà dal vivo nei principali palazzetti dello sport italiani. Sarà prossimamente ad Acireale il 10, a Napoli il 12, il 15 ad Assago Milano e poi il 17 Torino, per passare poi da Padova, Bologna, Montichiari. Insomma, appuntamenti assolutamente da non perdere con il suo nuovo lavoro Italia, naturalmente la raccolta dei successi da lei reinterpretati. Questo è l'ultimo in ordine di apparizione, intitolato Dio è morto, grande successo firmato Francesco Guccini, con una superba interpretazione nel passato dei Nomadi con la mitica voce di Augusto D'Aoglio. Questa nuova per Gianna Nannini, e naturalmente la nuova puntata vi aspetta la prossima settimana ancora qui a Video Top. Che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo e una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore per te.